Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto il metodo per sostituire, quindi moddare o prendere il carretto antiaereo del Book. Requisiti: ci servirà l'attico di lusso, ragazzi. Poi ci servirà il bunker con il COM all'interno, perché dovremo fare tutto tramite il COM to COM. A questo punto, raga, chi ha già il carretto lo sostituisce, chi invece non ce l'ha lo prenderà tranquillamente. Come altro requisito, un amico che ci darà mano, raga, e il metodo di bug si troverà in questo punto. Alla fine del glitch servirà una terza persona che ci inviti nel COM. Quindi a questo punto iniziamo subito con il glitch, ragazzi. Entriamo all'interno dell'attico di lusso, noi che dobbiamo prendere il carretto o sostituirlo. A questo punto entriamo all'interno dell'attico di lusso e ci dirigiamo qua dal telefono, ragazzi. Una volta che siamo qua, gli diciamo a un nostro amico di avviare un lavoro da titano. Quando il nostro amico è nella lobby del lavoro da titano, partecipiamo su di lui, ragazzi, e quando siamo nella prima allerta gli diciamo di quittare l'attività. A questo punto spammate A e freccia destra o X e freccia destra se giocate da play, e quando siete in questa schermata subito menu interazione o touchpad, ragazzi, con la freccia verso l'alto premuta. A questo punto si immergeranno i due menu e possiamo poi chiudere il menu interazione. Capiamo se ci siamo buggati, se si apriranno le porte. Se queste porte si aprono, ragazzi, fate due volte su casino, quindi andate su casino, cliccate, tornate indietro, rifate questo step due volte, per poi alla terza andare su esci dall'attico di lusso. A questo punto, una volta che siamo fuori dall'attico di lusso, cosa dobbiamo fare? Chiamare il nostro centro operativo mobile, ragazzi, e anche il veicolo da sacrificare che sarà al suo interno. Se non ce l'avete potete metterlo anche adesso, non succede niente, potete comprarcelo in questo momento. A questo punto, una volta richiamato il COM e richiesto il veicolo personale, raga, attendiamo dai 10 ai 15 secondi. Dopodiché apriamo il menu di pausa, andiamo su schermo, ragazzi, tramite le impostazioni, e dovremo andare a switchare le impostazioni grafiche. Quindi se eravate su fedeltà grafica mettete prestazioni, a quel punto chiudete il menu, riaprete il menu di pausa, andate a mettere fedeltà grafica, chiudete il menu di pausa, ragazzi, e entriamo all'interno. Andiamo su casino e se vi fa questa animazione che vi fa spawnare in piedi dritti dentro il casino, vi siete buggati, ragazzi. Se vi fa l'animazione invece dell'ascensore, non vi siete buggati. Ovviamente se finite in schermata nera infinita, non vi siete buggati. A questo punto, per chi ha il Frogger, va su Concerts Veicoli ed esce con il Frogger. Se invece non ce l'avete, potete comprarlo dalla reception proprio a fianco tramite il sito. Se spawnate, ragazzi, con la minimappa grigia in questo modo, vuol dire che vi siete buggati e siamo in OTR e possiamo andare a fare il conto com. Quindi parcheggiamo l'elicottero dove volete, ragazzi, e saliamo sul com e lo portiamo al punto di scambio, che non è nient'altro che lo strip club. Gli diciamo invece a un nostro amico che è in lobby con noi di prendere il nostro veicolo personale e portarcelo giù dallo strip club. Una volta arrivati a destinazione metteremo il COM in questa maniera, in modo che il pallino azzurro sia nell'intersecazione, ragazzi, delle due vie, come vedete in questo momento. Guardate bene dove il pallino blu è al centro della strada. Quindi a questo punto salgo sul veicolo da sacrificare che mi ha portato giù il mio amico, raga, e vado a mettere il veicolo da sacrificare in mezzo ai due pali a fianco e in mezzo. Guardate bene la posizione. Questo è il classico com to com, ragazzi, funzionante in questo momento. Quindi a questo punto clicchiamo freccia destra, si buggerà il signore, ragazzi, e a questo punto attendiamo 10-15 secondi per cliccare Y o triangolo per scendere dal veicolo. A questo punto, una volta che siamo fuori dal veicolo, start online, ragazzi, avvia attività, missioni, un lavoro da titano. Una volta che siamo nella lobby del lavoro da titano, quittiamo subito l'attività appena possibile. E quando siamo spawnati di nuovo in free mode, per chi non ha il carretto non deve fare assolutamente nulla, dovrà solo mandare al deposito il veicolo.
A questo punto chi invece ha il carretto deve sostituirlo. Dopo che ha mandato al deposito il veicolo, dovrà richiedere ai ragazzi il rimorchio antiaereo suo personale. A questo punto, dopo che il vostro rimorchio è spawnato, e raga, controllate perché vi spawnerà al casinò, perché siamo in OTR tramite il casinò, quindi il veicolo sarà lì come ben vedete. E a questo punto cosa facciamo? Semplicemente, raga, saliamo sul carretto che vogliamo prendere. Quindi andrò a cercare il carretto del mio socio e ci salgo sopra. Una volta che sono sopra, chiediamo a un terzo nostro amico di invitarci nel suo com, ragazzi, perché il nostro secondo che ci dà il carretto non potrà richiamare il com. E a questo punto, quando accetteremo l'invito del com, ragazzi, spada bam, avremo preso il carretto antiaereo. Quindi stiamo una ventina di secondi nella schermata nera per essere tranquilli che si salvi all'interno del com, dopodiché chiudete il gioco. A questo punto, una volta che avremo riavviato GTA, ragazzi, andremo in una sessione online, e quando siamo online cosa dobbiamo fare? Semplicemente, raga, andremo a richiedere dal menu interazione o da touchpad sui veicoli il nostro rimorchio antiaereo. E non arriverà il rimorchio antiaereo se già lo avevate, ragazzi, ma arriverà il veicolo che avete usato da sacrificare, ed è normale. Se invece non lo avevate il rimorchio antiaereo, quindi avete solo mandato al deposito la macchina che avete sacrificato, vi arriverà direttamente il rimorchio, quindi voi siete già belli che a posto. Invece noi che abbiamo il veicolo da sacrificare, cosa facciamo? Una volta arrivato il veicolo, ci chiamiamo anche poi il com, e una volta che abbiamo chiamato il com, raga, portiamo il veicolo da sacrificare nel com. Così facendo, il carretto antiaereo che abbiamo appena preso nel com automaticamente, raga, andrà di nuovo nel bunker, perché in questo caso nel bunker c'è questo veicolo qua che abbiamo sacrificato. Quindi una volta all'interno usciamo dal com, raga, e una volta che siamo fuori dal com andremo a richiedere il nostro carretto antiaereo. E una volta che andiamo a richiedere il carretto antiaereo, raga, finalmente potremo fare sbada bam. Avremo preso, sostituito, moddato quindi il carretto antiaereo. Adesso vi farò a breve il tutorial anche per moddare il com, perché per moddare il com avremo bisogno del carretto, visto che ci sono tanti nuovi giocatori e c'è il gioco gratis nel Game Pass. Quindi, raga, se siete nuovi vi invito anche a seguire il mio secondo canale, dove non porto gamer, porto tutt'altra roba, ragazzi. E a questo punto approfittatene, se siete nuovi giocatori, di tutte queste vecchie mitologie, raga, perché questo glitch funziona veramente da quando è uscito il DLC del COM, quindi da sempre. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale, supportate Savix se volete abbonarvi, supportarmi la grandissima, è fantastico, raga. E niente, alla prossima, bella, raga.